Buongiorno, so che la qualità è tremenda perché ho fatto lo zoom indietro a me per farvi vedere che sono tutti e tre qui. C'è lui come al solito che dorme sopra Merlino, Merlino sempre vicino a me perché sia mai. Infatti, cioè, non so se notate che lui si è preso tre quarti di letto, io sono con i piedi fuori. E Polpetta che ormai si sta abituando alla loro presenza e si è messa qui. Vero amore? Fa morire perché dorme con la faccia schiacciata. Scusate. Dorme con la faccia schiacciata. Cioè, ma si può? Si può? Io non so come faccio a respirare. E lo fa anche lui in realtà di solito. Ma mi fanno morire. Merlino? 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 E si apre. Ma scusa se me la ti ho disturbato. Ma adesso dobbiamo alzarci, sai? Non abbiamo voglia. Lo so che non abbiamo voglia. Ciccioni? No, niente, Merlino non è disponibile. Simona, insomma, lei è... Che fatica, mamma che mi rompi sempre le palote, ah sì, fanno crepare, però che bello, che belli che sono tutti e tre insieme, ciao, ma ciao, pagliaccio. Hai capito che stavo per chiudere senza riprendere il tuo bel musetto? Oh, ma sei un po' un megalomane. Non un megalomane, come si dice, un egocentrico, scusate. Ciao ragazzi, a dopo. Sono andata un attimo a fare le ultime commissioni e volevo farvi vedere, visto che sto rientrando a casa, le luci nella sua totalità, nella loro totalità. Allora, hanno due effetti diversi, ma adesso vado su a provvedere. Avevo chiesto a Roberto di controllare, ma ecco. E qua invece abbiamo il pupazzo di neve e sopra ho già comprato il Babbo Natale della stessa serie, che vi devo dire la verità non è molto bello. Infatti mi ricordo che avevo comprato il pupazzo di neve proprio perché il Babbo Natale non mi faceva molto impazzire, però non importa, e li metterò insieme e metterò in basso il pupazzo di, cioè il Babbo Natale che è un po' più bruttino e in alto il pupazzo di neve. E qui c'è tutta la mia siepe, bella illuminata, quanto è bello l'arco, quanto mi piace l'arco. Ecco qui, ho messo anche qui lo stesso movimento, effetto, non so come chiamarlo. Vedete? Lo amo tantissimo. Alla fine ho diminuito un po', ho allargato un pochettino perché era troppo fitto da un lato e meno dall'altro, quindi ho allargato un po' in modo da mettere le lucine anche qui nell'ultimo pezzo di cancello. E lì c'è il mio albero che ha cambiato di nuovo effetto e non so più come fare. Gli altri se lo ricordano, quell'albero lì no, fa tutto come vuole lui, ma non importa. E là in alto metteremo una cascata e là intorno metteremo le luci bianche. Ma con calma, è il prossimo anno, un po' alla volta, ragazzi. Le luci costano un sacco di soldi. Ciao Arco, che bello, sei bellissimo, bellissimo. Buonasera, oggi è il 21, è il primo giorno d'inverno. Io non mi ricordo se ho vloggato qualcosina prima, oggi ho fatto veramente poco niente. Ah, madonna mia, però sti... potevamo metterli un po' meglio. Ecco qua, sento odore, infatti. Sentivo già Ma tutte l'odore. uguali? E Sono tre per tipo. fa tutto schifo.
A parte quella che sarà pulita. Quella rose, no, le due bianche ci piacciono sì, tutte e due. Sì. La rosa anche ci piace e anche questa qua ci piace. Dobbiamo ancora trovare, mi sa, quelle verdi. Perché, come ti dicevo l'altro giorno, le hanno messe a caso. Le hanno messe più che a caso, quasi in ordine, cioè man mano che riempivano, mettevano le 3-3-3 e quindi te le trovi tutte vicine. Vabbè ragazzuoli, vai con la birra. Ah, ragazzi, sono tre a Natale. Oh, ma che carine. Anche questa è della serie Identikit. Sì. Belgian Strong Ale e birra d'abbazia con una buona gradazione alcolica. Fruttata ovviamente anche questa, sì, come tutte queste qui. Però molto bella. Bella bella anche questa. Il 21 è qua in alto. Ed è già stato aperto il voto. No, non è vero. Oh, Filorga. Time Filler Cream Absolute Correction Rights. Non so, allora, ok. È una crema correttiva antirughe. Non so cosa voglia dire, magari ti distende un pochettino, la proveremo. È una 15 ml. Quindi interessante. Forse va proprio solo sulle rughe. Potrebbe essere. La proverò ancora più volentieri, soprattutto tutto qua intorno alle zampe di gallina. L'unica cosa di gallina che ho, tutto il resto è da porco. Buonora. Allora, il 21 è qua sotto, tu l'hai... Oh, ma che carino! Il cuoricino è ancora di caramello. Ma perché più sono belli e più sono brutti? Buono. A me non piace il caramello. Lo assaggerò lo stesso, perché io assaggio le cose. Però guarda quanto è bello. Vabbè ragazzuoli, noi come al solito ci vediamo con lo stesso pezzo di video domani. E niente, non vedo l'ora di aprire quella del 24 e spero di non trovare un altro buono da 5 euro, ma qualcosina di più. Tanto c'è scritto qua di fianco in teoria. Sì. Quindi, lo scopriremo subito per ora. Ciao ciao! Siamo tutti e quattro sul divano. Il divano l'avevo messo a posto l'altro giorno, vabbè, è impossibile tenerlo in ordine. E sì, ci sono le ciabatte perché il signorino qui è appena andato e doveva passare dappertutto, infatti come vedete tutto spostato, tutto tirato su. Adesso lo faccio andare per il lavaggio. E comunque queste ciabatte qui le ho prese l'altro giorno da Primark e le sto usando solo dentro casa, quindi possono stare anche sul divano. Buonasera ragazzuoli, oggi è il 22, dai che manca poco, io poi non avrò regali da scartare che è tristezza ma non importa. E sì, sono state proprio messe storte. Te l'ho detto. Cioè c'è poco da fare. Perché questo doveva andare nella... Questo doveva essere il primo. Che era? Praticamente vi spiego, io ho visto lo spacchettamento di questo calendario dell'avvento e avevo visto, come di norma, che nella prima casella, giustamente, anche perché è la più grande, ok, c'era, oltre che la, vabbè poi vi faccio vedere da vicino, oltre che la candela, che come vedete, ecco, fa fatica a venire via, c'era anche il bicchierino, ok, solo che questo è stato saldato, girato di 180 gradi. Esatto. E quindi invece di trovarmelo qua il bicchierino, me lo sono trovato adesso nel 22, che non viene via, quindi vabbè. Poi lo romperò. Prima faccio il pezzettino di video per TikTok e Instagram. Va bene, andiamo avanti. Pupita, guarda qua cosa c'è, Pupita, per te. È tutto per te. Sì, amore, dai. Oh,
queste? Via Francigena, birra non pastorizzata. Birra chiara ad alta fermentazione, sempre quella del Gran Salvatore. Questa è chiarissima, guarda come sembra quasi acqua nella bottiglia. Esatto, nella bottiglia. Poi, per quanto riguarda Look Fantastic, la 22, eccola qua sotto, non la vedevo. È un tubetto, dentifricio. Magari. No, è un tubetto di un altro cleanser purificante della Caudalie. La Caudalie non è un marchio molto costoso. E poi un altro cleanser, verso la fine dovresti mettere qualcosa lì. Però va bene, vediamo se si riprenderà. Ah, abbiamo questo adesso, scusa. Io voglio aprire il 24, sono curiosa. Il 22, eccolo qua. Ecco, Marco 23. Allora, esteticamente non è bellissimo, adesso lo fa vedere Roberto. Ed è una pralina alle mandorle, quindi se tanto mi dà tanto, quelli brutti sono buoni, quelli belli sono cattivi. Buono. Buono? Bene, quello di ieri non mi è piaciuto comunque, giusto per la cronaca. Va bene ragazzuoli, noi ci vediamo domani con un altro pezzettino di video. Ciao! Ciao ragazzuoli, io sono in una missione suicida e voi direte perché? E perché io l'altro giorno non vi ho fatto vedere una cosa, nel senso che Roberto è tornato a casa e mi ha dato un foglietto e in questo foglietto c'era il disegno di un'asciugatrice che ci arriverà a casa. E una cosa che volevamo tutti e due, una cosa per casa, però insomma ci eravamo detti di non farci regali oltre quello che comunque ci siamo praticamente già presi da soli. E però a me è secca questa cosa, nel senso, lui è tornato a casa con questo, io veramente non gli ho preso nulla a parte delle mutande che gli compro ogni anno, e ovviamente io gli avevo preso il calendario della birra, poi dei maglioncini poco prima di me, cioè insomma non è che non gli ho preso nulla, però è un po' diverso da quello che intendo io per un regalo di Natale, no? E quindi lui a Natale avrebbe solo ste mutande, io non ho niente da scartare oggettivamente parlando, perché sì, era un foglietto di una cosa per casa, però comunque mi sento in dovere, anche perché io non so se lo sapete, ma per il compleanno io non gli ho preso niente. E voi direte, sei una bruttissima persona. Sì, sono una bruttissima persona oggi. Questo è contromano, ma sei contromano. Vabbè, comunque, tant'è che mi sono detta, mi ero già detta di prendergli qualcosa a Natale, cioè di compensare con quello che avrei preso a Natale. E invece lui non ha voluto, ha detto no, non spendiamo soldi, comunque ci dobbiamo sposare, bababà. Insomma, morale della favola, io avevo rispettato i patti e lui non li ha rispettati. E siccome io poi mi sento in colpa, ma tanto in colpa, ok, e non ce la faccio a vivere così, perché insomma io sono fatta così, adesso sono in una missione suicida in un centro commerciale il 23 di dicembre. Cioè, direi che no, siamo all'apice delle missioni suicide. Comunque, auguratemi buona fortuna. Io so già che cosa devo prendere, ho già visto anche prezzo e tutto, sono d'accordo. Auguratemi buona fortuna, anche se voi lo vedrete a Natale passato. Buonasera, allora tutto quello che mi serviva sono riuscita a farlo e a prenderlo e oggi mi sono data all'impacchettamento. Io non ho mai impacchettato così in ritardo in vita mia, però c'è sempre una prima volta per tutto, le cose gravi sono altre e quindi nulla, qua sono ancora piena di tutto. E niente, in realtà ho fatto tutte cose molto molto semplici con l'impacchettamento, quindi fatto questo qui e ho fatto a due mie amiche, ho fatto gli stessi regali.
perché sono nello stesso periodo di vita e quindi ho fatto gli stessi identici, scusatemi un attimo, regali, a parte due che sono simili ma non uguali, e quindi insomma ho fatto poi anche gli stessi pacchetti. Poi c'è questo qui, mi piacciono un sacco i sacchettini quando li trovo, infatti anche questi qui me li ho fatti vedere, sono quelli di Ikea. E poi questa carta bellissima, che ormai è giunta al termine ma ce l'ho da anni, è veramente super super bella, molto elegante. E niente, ad alcuni ho fatto il fiocchettino così, ad altri gli ho messo la ciocca, ad altri gli ho fatto questo. Questi sono due ciabatte, tanto ve lo posso dire. Non sapevo dove metterle, allora ho comprato due scatole da montare da Tiger. E Tiger? Sì, da Tiger. E quindi ho fatto semplicemente così, ci ho fatto una ciocchetta e basta, ragazzuoli. Io ho incartato tutto e praticamente dedico a questo con una ciocca argento, e un altro gli ho messo dentro un sacchettino di questi di Ikea, e basta, ho finito tutto. Non so queste persone quando le vedrò, però sono contenta io di aver fatto comunque tutto e di averli presi. Io vi dico la verità, mi sono presa all'ultimo quest'anno perché non sai se li vedi, se non li vedi, alcune cose dici se poi non gli stanno bene o non gli va bene, non possono cambiarle. Però alla fine penso che quest'anno il fattore cambio regalo, cioè spero proprio che non sia neanche contemplato dalle persone, insomma, ecco, nel senso che spero che si accetti tutto ciò che viene dato, anche con un'emozione in più, insomma, ecco. Poi dipende chi te lo fa, che cos'è, insomma, ecco, però ho cercato di fare tutte cose molto neutre, che viva Dio, insomma, non si possono cambiare, cioè, insomma, linea di massima non si cambia. E appunto era un po' così perché non sapevo se, infatti gli altri anni quando incartavo mettevo l'etichetta, mettevo tutte delle cosine carine, e quest'anno è andato un po' così, però va bene lo stesso. E nulla, ragazzuoli, io intanto vi saluto, ci vediamo dopo con l'apertura dei calendari dell'avvento e vediamo se apriamo anche gli ultimi, cioè se apriamo tutti e due i giorni, dopo parlo con Roberto, vediamo. E mica per niente, ma perché domani siamo da mia suocera e non so se quando torniamo a casa abbiamo voglia, boh, vabbè, vedremo un po'. E niente, ragazzuoli, basta, a dopo. Ciao ragazzuoli, oggi è il 23, oggi è l'antivigilia di Natale e io non trovo il 23, eccolo qui, un'altra verde. Infatti torniamo al discorso di ieri, vabbè, non voglio ripetermi, comunque un'altra verde. Vai con la penultima birra. Birra grande. Una rossa. Sì, un'ambrata. Vabbè, una rossiccia. Un'ambrata. Una ragione. Enfasi oltre ogni descrizione razionale. Beh, la proveremo. Infatti, anche bella anche l'etichetta, anche questa. Sì, fanno tutte delle etichette molto carine, molto molto carine. Il 23, per quanto riguarda il look fantastico, so già che mi deluderanno perché io vorrei finire in un altro modo. È una maschera, una quella roba lì, che quindi penso che poi una volta stesa, se la stendi bene, si toglie tipo... a seconda pelle, ovviamente una nutriente anti-età che va benissimo, della Avant al quarzo rosa, interessante, all'acido ialuronico ovviamente, interessante anche se io volevo trovare trucchi, okay. Uffa, verso la fine, volevo trovare trucchi, ne hai troppi, non è vero, non sono mai troppi trucchi, tieni questo. Io non vedo l'ora che sia domani per sapere quanto abbiamo trovato. 5 euro. Saranno sì 5 euro, ma io ci spero. Eccolo qua, il 23. Quello col simbolo di Hermes. Che carino.
cioccolato bianco con crema alla vaniglia, ok, non sarà sicuramente uno dei miei preferiti, molto molto semplice, però il cioccolato bianco non mi dispiace, che poi io sono atipica perché mi piace sia il cioccolato bianco che il cioccolato con mente, che è un po' strano. Bene ragazzi, ci vediamo domani con l'ultima apertura. Buonasera, beh, buon pomeriggio, dai, sono le 3:30. Noi siamo tornati a casa, abbiamo pranzato dai suoceri, vi ho fatto già vedere tutto quello che ho fatto e ho cucinato io. Ed è venuto tutto consino. Però voglio il wok. Comunque, detto questo, oggi siamo 24, finalmente li chiudiamo. Oh, una rosa, wow! Cioè, finire 24 con un altro lumin, non lo so. Qualcuno ieri mi ha chiesto se lo consiglio. No, è montato al contrario. A parte che questo è montato al contrario, appunto, ma poi... Boh, no, aspetta, ma devo fare il pezzettino per coso. Dopo lo smontiamo, sì. Dai. Vai, apri la tua birra. Hola. American Pale Ale. Questa fa sempre parte della Dainty Kit, infatti ha sempre un animale davanti. Esatto. La più bella. Sì. Anche questa ovviamente bionda. Io in questo caso apro sia il 24 che il 25, perché domani probabilmente non vloggeremo, se devo essere sincera. Ma insomma, ragazzi, almeno il 25. Allora, nel 24, oh che bello, c'è una matita per sopracciglia di Lord e Barry, che non ho idea di chi siano. Tom e Jerry, no? Sì, esatto. Non le uso fatte così, devo dirvi la verità, però è interessante e soprattutto va bene per il mio colore. Non so effettivamente... Amore, ma puoi farlo dopo che non si sente niente? Sì, adesso ho finito. Voilà. Comunque va benissimo per il mio colore, ma non so perché è più chiara, anzi sicuramente perché è più chiara non va bene. Mentre nella 25, porca miseria, una crema viso 24 ore balancing della marca Espa, che so che costa veramente tanto. Certo, mettere l'ennesima crema viso qui per ultima, cioè io avrei messo una paletta, avrei messo un rossetto rosso. Significato è curate. Sì, vabbè, ho capito, cioè è una 55 ml, quindi sicuramente una full size, sicuramente costa un botto, però sicuramente il prossimo anno avrò voglia di comprarlo ancora, non ne dubito. Però... Allora, oggi sicuramente in quello del cane troviamo due di cioccolatini, perché è sempre così. Ah, ecco qua, non c'è scritto che pizza. Nel primo c'è scritto che è un buono da 5 euro. In questo invece non c'è scritto. Non deve andare in negozio. Esatto. E passarlo, è vero. Vabbè, dai, lo scopriremo insieme in un altro vlog sicuramente. E nulla, questi qui sono i bastoncini con crema di mandorle e nocciola croccanti. Ve lo dico, lo dico già, perché anche l'anno scorso c'erano questi qui e questi sono buoni, mi ricordo che mi sono piaciuti. Ragazzi, abbiamo finito, domani è Natale, abbiamo finito, no aspettate, io devo fare il pezzo di video, buongiorno Rossella, e domani è Natale e basta ragazzuoli. Chissà che poi arriva l'ultimo dell'anno, chissà che poi arriva il vaccino, chissà che poi ce ne togliamo dall'anima tutte queste cose qua. Io non so quando vi caricherò questo pezzo di vlog, insomma, ecco, questi giorni di vlog. Penso poi che mi prenderò una pausa, non so per quanto, però insomma qualche giorno sicuramente senza lo passerò. E nulla ragazzuoli, io vi saluto, vi mando un bacione, vi auguro buone feste, se vuoi salutare anche tu visto che è Natale, ecco, vabbè, solite soddisfazioni che dà un uomo, ecco, quindi
niente, noi ci vediamo in un prossimo video, non so se quest'anno o il prossimo anno. Ciao ciao! Ciao ragazzuoli, stavo per concludere il montaggio del video e via mandarlo, quando mi sono fermata un attimo perché mi sono resa conto che al di là del fatto che sì, ho vloggato, comunque avete visto qualcosa di più in questi pochi giorni, perché alla fine era 21, 22, 23, 24 e avete visto molto di più rispetto ad altre volte, però mi sono resa conto che mancavano dei pezzi proprio, quindi mi sono fermata un attimo questa mattina, che è oggi è il 28 di dicembre, beh questa mattina ormai è mezzogiorno. Io per oggi ho già fatto un bel po' di pulizie, ieri lo stesso, poi abbiamo fatto un po' il giro dei parenti perché io e Roberto, essendo in due in famiglia, potevamo andare a trovare amici e parenti, ovviamente essendo solo noi due eccetera eccetera, e quindi abbiamo fatto tutti i nostri giri e quant'altro. Nel frattempo è arrivata l'asciugatrice, abbiamo fatto tante di quelle lavatrici, asciugato tutto, siamo tornati in pari, l'armadio adesso è profumatissimo, ordinato, più ordinato e tutta la roba è morbidissima. Ci hanno fatto un po' di paura alcune persone che ci hanno detto che no, l'asciugatrice rovina, ragazzi non è vero, cioè almeno con l'esperienza che abbiamo noi da 4 giorni, perché l'abbiamo ritirata il 24 e messa in opera il 24 sera. Infatti lì per lì ve lo volevo far vedere, ma poi vi avevo già salutato, ho detto vabbè, ma che gliela faccio vedere a fare. Comunque ragazzi, meravigliosa. E siamo veramente tornati in pari, avevamo tante lavatrici da fare, tanta roba da asciugare, ma avevamo ancora uno stendino che era lì da 3-4 giorni con i maglioni che ancora non si asciugavano bene. Tra l'altro restando lì tanto i maglioni, almeno i nostri, insomma, dipende poi anche dalla qualità della roba da vestire, c'è da dire anche questo, e restando lì diventavano un po' più duri, perdevano tutto l'odore dell'ammorbidente, mentre questi appena li ritiri sono soffici come delle nuvole, sono profumatissimi. Io voglio prendere anche i cosini da mettere dentro ancora più, cioè per rendere l'asciugatura ancora più profumata. Non vedo l'ora, ma già adesso veramente è stata una rivoluzione anche oggi che fuori nevica e piove. Prima ha nevicato, adesso penso sia più pioggia. Ho messo su una lavatrice, infatti mi sono messa un attimo in cucina perché sto facendo andare anche il robottino e quindi c'è un caos di là. Però anche oggi con questa giornata io posso fare una lavatrice senza avere il pensiero di oh mio Dio dove la metto a stendere, perché tanto mettere l'asciugatrice sarà bellissimo. Abbiamo anche deciso che faremo in taverna, faremo la lavanderia, faremo taverna e lavanderia. Costruiremo un mobile in modo che i mobili, cioè che l'asciugatrice e la lavatrice non si vedano, però metteremo tutto giù, quindi non vedo l'ora, in modo da avere tutto quanto vicino, tutto a portata di mano. Poi vabbè, dovrò fare 3 piani di scale per portarli su, ma non me ne frega niente. Poi vi volevo togliere giusto una curiosità, perché vi avevo detto che ho preso queste mutande da Intimissimi per Roberto e poi più niente. Mi sentivo in colpa perché non avevo fatto il regalo di compleanno. Tra l'altro non vi ho detto perché non gliel'ho fatto il regalo di compleanno. Perché eravamo a casa. E quindi è un regalo che volevo prendergli proprio questo. Che adesso vedrete. E quindi è un regalo che fondamentalmente stando a casa non gli serviva. Ma soprattutto vi dico la verità. Ha un costo. E io non mi entravano i soldi. Cioè la cassa integrazione mi è arrivata quando ho ricominciato a lavorare, quindi capirete voi che io sono stata due mesi senza uno stipendio, e quello che avevo erano i risparmi per fare la spesa, per il quotidiano, insomma, ecco, e quindi non me la sentivo di spendere dei soldi che fondamentalmente non avevo. Quindi insomma, ecco, adesso a Natale ci eravamo ripromessi di, io volevo prendere qualcosa, ma mi ha detto non spendere soldi, e Roberto purtroppo quando dice non spendere soldi, se poi li spendi non si gode neanche il regalo,
quindi mi non volevo fosse una cosa del genere. Invece col fatto che lui ha preso l'asciugatrice non ha potuto dirmi niente, in realtà poi mi ha fatto un altro regalo anche lui. Comunque io a lui, oltre a queste mutandine, appunto il calendario della birra, che comunque ragazzi, cioè, ecco, io non dico i prezzi perché non so se Robby vede i miei video o no, ma insomma, ecco, quindi comunque io qualcosa già gli avevo fatto, però oltre a questo sono andata e gli ho preso questo. Non è l'Apple Watch, è il Fitbit Versa 3, io spero che voi lo leggiate dritto, vabbè. E, è molto simile all'Apple Watch, un po' più quadrato, lo preferisco mille volte esteticamente, è bellissimo, al polso gli sta benissimo, ed è veramente top, ce l'ha da appunto dal 24 e dura veramente un sacco la batteria, perché lui deve ancora ricaricarlo, intanto arriva, cioè quando l'ha aperto aveva già la sua carica. E io gli ho detto fagli fare una carica intera per sicurezza, e lui dal 24 ancora oggi penso che non sia arrivato neanche a metà batteria, quindi veramente top. Ovviamente gli arrivano le notifiche, può leggere i messaggi, se chiamo lo vede e può anche rispondere alle telefonate. Infatti gli ho detto che se non me lo regala lui per l'anniversario, che è qua a fine gennaio, anniversario ovviamente compreso anche di come si dice, di San Valentino, ovviamente, perché siamo talmente vicini che me lo compro da sola. Me lo compro da sola perché è stupendo, perché io ho questo qui, lo sapete, questo della Fossil, sì, come vedete appunto è quasi mezzogiorno. È molto molto bello esteticamente, è un orologio in tutto e per tutto, a me piace molto, però non ha reazione, nel senso che vedete che teoricamente, cioè il suo appena fa così praticamente si attiva, il mio ok, all'inizio sì, adesso già un po' gnegne. Sì, posso vedere le notifiche, cioè i messaggi e quant'altro, posso vedere se qualcuno mi chiama, posso rispondere nel caso io abbia gli auricolari, ma altrimenti devo comunque prendere in mano il cellulare. E per chi magari in macchina e quant'altro, se non hai gli auricolari e quant'altro è molto comodo, lui anche per il discorso del lavoro, ma al di là di tutto io la trovo una cosa veramente molto comoda, ma soprattutto a me cioè la cosa che... Allora, io pensavo fossero tutti uguali, perché ho degli amici che hanno l'Apple Watch e mi dicono che la batteria dura un giorno o poco più. Quindi mi sono detta, ok, allora se durano tutti così chi se ne frega. Cioè se anche l'Apple Watch che costa 3-4 volte questo dura così, chi se ne frega. E invece no, questo qui appunto ti dura una settimanella. Quindi... io adesso sono tristissima di questa cosa, perché questo qui io vi assicuro che cioè, già adesso è all'89% e non ho fatto niente, cioè ve l'ho mostrato a voi ma non ho letto notifiche, non ho fatto nulla perché tanto sono a casa, quindi fondamentalmente è questo. Ma se mi arriva qualche telefonata, se mi arriva qualche notifica in più, questo si scarica subito, cioè io a volte magari vado a camminare quindi prende più energia, non lo so insomma come è. E mi si consuma subito, cioè veramente arriva delle volte che non arriva neanche a metà giornata, oppure vado in palestra, ciao proprio, ecco. Quindi lo voglio anch'io, anche perché c'è anche la montatura rose gold e ci sono tanti cinturini strafighi in internet, infatti per la Befana, perché per l'anniversario appunto è un'altra cosa, noi di solito non ci facciamo regali per la Befana, però giusto per dire che è per la Befana, gli prendo sia la copertura, perché c'è anche quella trasparente, intanto si può anche cambiare volendo la montatura, nel senso che ci sono i cosini per cambiare il colore del quadrante, insomma, vabbè, ma glielo prendo trasparente in modo che lo copra, perché lui al lavoro non è proprio il massimo, e gli prendo anche un altro cinturino, ma ce ne sono di bellissimi. Comunque, finita di fare la pubblicità, ovviamente non pagata, non sponsorizzata di questo, questo è stato il mio regalo di Natale. Voi dovete sapere che da quando ci conosciamo lui mi chiede sempre che cosa voglio per questo regalo, per quest'altro regalo, Natale, compleanno, San Valentino, tutte queste robe qua. Mi chiede sempre una cosa vuoi, una cosa vuoi.
E io gli dico, è 4 anni che ti sto chiedendo questo profumo. Cioè, adesso gli dico, è 4 anni, prima era 1 anno, eccetera, eccetera. E non me lo comprava mai. Questa volta finalmente me l'ha comprato. È fortunato perché mi piace ancora tantissimo. È molto intenso, molto caldo. Ha una base di castagna che è favolosa. E adattissimo a questa stagione. Dura un sacco, cioè addosso, anche sulla pelle. Ed è veramente stupendo. E aveva anche la sua, intanto una scatolina molto carina, ma l'ho distrutta, lasciamo stare. E poi aveva anche questa pochettina che è utile se lo vuoi portare via, insomma, ecco, e per non farlo sbattere troppo. Quindi nulla, questo è quanto è successo e mi manca solo da vedere delle amiche per consegnare i regalini alle mie amiche. Mi è arrivato un libro, soldi. E quello di Valeria forse ve l'avevo già fatto vedere, che mi aveva preso un po' di roba della Rituals e basta, mi pare. Però insomma quest'anno sono più che contenta, anzi tutti gli anni sono più che contenta, perché ci mancherebbe altro. E nulla ragazzuoli, sono 10 minuti che parlo, questo video verrà bello lungo, ma considerando che sarà l'ultimo dell'anno, perché ho deciso di non vloggare fino al prossimo anno, direi che va più che bene, anche se ve lo mettete a puntate va benissimo così. Quindi nulla, io vi mando un bacione, vi auguro veramente che questo fine anno sia bello, per quanto strano nella sua stranezza, e vi auguro di viverlo in maniera nella maniera migliore che si possa fare, considerando tutto. E speriamo che questo 2021 ci porti cose buone e non solo da mangiare. Ragazzuoli, vi mando veramente un abbraccione, vi ringrazio perché comunque siete sempre di più e siete costanti nei video, riuscite, cioè me li guardate tutti, magari in più tempo, nel senso che non tutti ve lo guardano il giorno che esce. Però io vi adoro per la costanza, vi adoro perché a volte veramente mi riempite di commenti. Ed è bello, a volte solo un cuoricino, a volte solo un saluto, altre volte un consiglio, quindi io veramente vi ringrazio tantissimo per questo ennesimo anno passato insieme e nulla, non voglio prolungarmi altrove. Magari vi avrei fatto un video dove ero truccata, messa meglio, ma non importa, voi so che mi volete bene per questo, perché io sono così come mi vedete, con le occhiaie comprese e tutti i miei baby hair. Vabbè ragazzuoli, vi mando un bacione, un abbraccione e ci vediamo il prossimo anno, posso dirlo, ciao.